Un saluto dal vostro capitano Santen Chan e passiamo a parlare del tema del giorno. Dopo più di una settimana che non sono riuscito a fare un nuovo video, mi perdono con tutte e tutti voi, anzi mi scuso, mi perdono. E quindi andremo a parlare di questo Festival di Sanremo, del Festival di Sanremo del 2020, 2020, che è la 70ª edizione. Prima però vi voglio ricordare, come sempre, di iscrivervi al canale, azionare la campanella, commentare questo video e soprattutto andare a cercare nel mio canale Sanremo. Poi lo metterò tra i video raccomandati, perché dal 2013 ho parlato di Sanremo. E quindi adesso 3 2 1 il tema del giorno. È iniziato Sanremo perché è iniziato il 4 febbraio 2020 e finirà l'8 febbraio. Adesso stiamo al 6 febbraio. E prova del fatto che non me ne possa fregare di meno che quest'anno neanche ho fatto il video dell'anteprima o della anteprima, cioè me ne frega sempre di meno di Sanremo. D'altra parte, perché farci un video dopo le dozzine di video che ho fatto? In chiave ironica. Però ho detto, non posso interrompere una tradizione, che mi sembra che 1 o 2 anni neanche ho fatto un video, perché ne avevo fatti così tanti. Ma date le grandi richieste che ricevo, fai un video su Sanremo, fanno un altro, visto quelli degli anni passati, trascorsi, andateli a vedere. Adesso faccio questo video su Sanremo. Io Sanremo non l'ho mai seguito e non lo seguirò mai, perché è un evento puramente commerciale. Soltanto che la Rai Sanremo te lo ripropone. Per esempio, io quando ero bambino, quando ero piccolo, vedevo il Sanremo degli anni 60 e 50, 60, perché nella televisione in bianco e nero degli anni 70 ti riproponevano tutti gli anni precedenti, un po' come fanno adesso in questo periodo, che ti fanno vedere tutti gli spezzoni di Sanremo e i cantanti di Sanremo degli anni passati. Bisogna spezzare una lancia a favore del Sanremo del passato. Altri cantanti come Battiato, Battisti, Lucio Dalla hanno scorrazzato per Sanremo, addirittura Celentano. Ma il Sanremo dagli anni 80 in poi ha lasciato sempre più a desiderare. Quindi io non è che seguivo Sanremo da piccolo, guardavo gli spezzoni dei vecchi Sanremo. Poi vabbè, a volte vedevo Sanremo negli anni 80, credo, ma perché si abbinava a un programma televisivo che si chiamava Fantastico. E non so se era il contenitore di Sanremo, ma io ricordo che ci lavorava Pippo Franco. E Pippo Franco faceva la pubblicità al biglietto della lotteria che si associava a Sanremo. Non so perché. E diceva: non leccate tutta la cartolina, leccate solo il tagliando che va appiccicato sulla cartolina del biglietto. Vabbè, era molto creativo. Mi reco con questo cellulare. Ma dicevo, Sanremo si è avvilita, Sanremo si è sciupata, Sanremo è venuta giù. E quindi non lo seguo, non l'ho mai seguito. Poi ultimamente Sanremo ricorre al web, cioè prende tutti i cantanti che si sono affermati nei social media, qui per esempio in YouTube, come ultimo, come un altro, non so, che non mi viene in mente, che faceva ha 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 ha, ecco.
Tutti questi fenomeni del tubo vanno a cantare a Sanremo. I mostri della canzone del passato, Tenco, Battisti, Battiato, Sciafiro, non esistono più o non vanno a Sanremo. Capito? È sempre più un fenomeno per le masse. Già lo era nel passato, ma adesso immaginatevi voi che cosa è diventato. E quindi non so, e poi hanno tolto il televoto perché non funzionava. Adesso si vota col cellulare, perché in pratica chi ha più un telefono in casa? Allora col cellulare guadagnano più soldi, no? È un po' come il PD: fanno pagare agli iscritti, ma anche ai non iscritti, per votare nelle interne 5 euro. Ecco, voi per partecipare a qualche premiuccio votate il televoto o votate il voto fatto col cellulare. Ma perché non vi fanno votare con un'applicazione che manda messaggi wifi gratuiti, tipo Hangout? No, dovete usare l'SMS oppure un'applicazione che ti fa pagare una tariffa, e allora loro ti fanno pagare un sovrappezzo su quella tariffa. Capito? Che poi va tutto nell'organizzazione dell'evento. Dove vanno quei soldi del televoto? E devi pagare per votare, per fare vincere il tuo cantante. E dove vanno quei soldi? Già non paghi il canone Rai perché facciano Sanremo? Già non prendono gli sponsor per organizzare l'evento? Già non prende soldi l'Ariston per organizzare tutto, con i biglietti che fanno pagare, con gli sponsor anche dell'Ariston? Già non prendono turismo quelli della città dove si trova Sanremo? Di dove si trova il Festival di Sanremo? Già il comune, il municipio di Sanremo non incassa soldi con tutti i turisti che vanno a spendere, che vanno a spandere. Ci occorre pure che piglino i soldi con il televoto, e adesso con varie applicazioni del cellulare, perché avranno di sicuro inventato per questo Sanremo 2020 un'applicazione per cellulare. Insomma, è una fabbrica di soldi Sanremo, e di creare talenti inesistenti. Magari molti di noi potremmo andare a Sanremo a fare qualcosa di migliore, e tutti a seguire Sanremo, anche gli intellettuali, come adesso non mi viene più in mente, da molto tempo che non lo sento, ma il re degli Hangout, tanto si faceva l'intellettuale che parlava di libri, il re degli Hangout, Mario Circello, e poi a seguire Sanremo come un adolescente. Una volta ha tagliato ai 18 minuti un Hangout quando c'era ancora Google Plus, per andare a vedere Sanremo. Lui che gli Hangout li faceva di 8 ore come minimo, rimanevano salvate solo 6-8 ore delle 12 ore di Hangout che faceva, quando li faceva. Eppure ha tagliato l'Hangout ai 18 minuti per andare a vedere Sanremo, per vedere chi vinceva e chi perdeva. Un intellettuale come Mario Circello, il re degli Hangout, che parlava solo di libri e suonava la chitarra, oltre a fumare e a sputare il catarro. E mi è venuta la rima baciata parlando di versi, di lirica. Ma vi rendete conto fino a che punto siamo arrivati? Ecco, voi che pensate di Sanremo? Lasciatelo qua sotto nei commentari. Voglio che interagiate con me, come avete fatto ultimamente con tanti commentari, così poi io commenterò i vostri video. Cosa ne pensate di Sanremo? Era meglio nel passato? Magari nell'epoca dorata del bianco e nero, perché la televisione a volte era migliore quando era in bianco e nero, non era tanto commercializzata e commercializzabile come oggi. Quali cantanti sono i vostri preferiti di questo decennio 2010-2020, del primo decennio 2000-2010?
del decennio anteriore, gli anni 90, gli anni 80, gli anni 70, gli anni 60. A me Franco Battiato e Lucio Dalla della musica leggera italiana sono i miei preferiti. Voi raccontatemi quali sono i vostri, nei vostri commenti qua. Perché se partecipate alla live di questa differita che farò questo pomeriggio o questa sera, poi però commentate il video. E mi raccomando, condividiate questo video affinché anche altri possano commentarlo, aiutando il mio canale a crescere. Iscrivetevi al canale ed azionate la campanella. Quindi, cosa pensate di questo Festival di Sanremo? E se raggiungerò almeno le 1000 views, domani farò un altro video su Sanremo. Chiedetemi cosa vorreste che io parli di Sanremo, le cose che vi importa sapere di Sanremo, e vediamo se io vi posso accontentare, perché non lo seguo. Bye bye. Tempo manent, tempo fugge. Occupiamoci a cose molto più importanti che una festa, un festival della canzone, perché tempo manent. Il tempo, signori, stringe. Il tempo delle nostre vite fugge. Ad ogni istante.